Iniziore, qualcosina. Ci stiamo difendendo, diciamo così. Fai uno sforzo, dacci un'anticipazione. Bah, potremmo dire Otsukaresan. Che significa? Significa hai fatto un buon lavoro, abbiamo fatto un buon lavoro. Speriamo che sia quello che ci verrà detto dopo il mondiale all'Italia. E chiudiamo questa pagina sportiva. A Sendai, la sede del ritiro dei mondiali, accoglienza festosa allo stadio dove c'è già stato il primo allenamento, ma sentiamo per i particolari il nostro inviato. Un volo lungo ma tranquillo, all'insegna di molte risate e qualche lacrimuccia. Trapattoni ha tenuto banco anche sull'aereo, partito ieri sera da Fiumicino e arrivato a Sendai alle 16, ora locale, le 9 in Italia. A bordo, dopo la cena, si è intrattenuto con i giornalisti ai quali ha regalato barzellette esilaranti. Poi è tornato al suo posto per non perdersi Beautiful Mind, un film che ha fatto venire i lucciconi al CT. All'aeroporto i primi saluti e l'in bocca al lupo alla squadra. Forza Azzurri, benvenuti a Sendai. Sul tabellone luminoso dello stadio il saluto alla nazionale italiana che è appena arrivata. Sono le 18:30 ora locale, che tra pochi minuti comincerà ad allenarsi. Come accoglienza non c'è male, l'entusiasmo è già alle stelle. Sicuramente tanto entusiasmo dei giapponesi, ma soprattutto abbiamo trovato ottime sistemazioni in albergo. Siamo molto soddisfatti anche di questo stadio, che come potete vedere è molto bello, e delle attrezzature che sono in esso. Un clima completamente diverso da quello che era stato annunciato, perché abbiamo trovato insomma fresco e non pioggia, non umidità, insomma una cosa un po' diversa. Comunque noi siamo attrezzati per tutte le evenienze, quindi affronteremo qualsiasi tempo. L'importante è che il campo ci dia risultati buoni. Responsabile della sicurezza è Francesco Tagliente. Al momento registriamo una massima tranquillità e devo dire anche un grosso impegno da parte delle autorità giapponesi. E dopo questa pausa con gli azzurri riprendiamo con la cronaca l'inchiesta Letta Televisione. Alle 8:50 italiane, le 16 in Giappone, la comitiva azzurra è arrivata nel ritiro di Sendai. Ad accoglierli cielo sereno e una temperatura mite, 18 gradi, e non il caldo umido e la pioggia che ci si aspettava. Un buon segno. L'avventura mondiale è cominciata. Dopo una breve sosta in albergo, gli azzurri si sono subito trasferiti allo stadio cittadino per la prima seduta d'allenamento, dove i giocatori hanno già trovato ad attenderli una piccola folla di tifosi. Tra l'incitamento dei tifosi, che in tutti i modi cercavano un autografo, ieri sera i giocatori avevano lasciato alle 21 l'Italia, l'aeroporto di Fiumicino. In bocca al lupo ragazzi, fateci sognare, tornate con la Coppa, questi gli incitamenti rivolti ai giocatori. I più gettonati, Totti e Nesta, Del Piero e Montella e Bobo Vieri, che risponde al microfono di Giorgia Ferraiolo. Ora, partiamo ora, speriamo di fare un buon mondiale, perché tutti aspettano una grande cosa da noi, quindi speriamo di accontentare tutti. È un po' fastidio che tutti dicano l'Italia deve vincere, dovete arrivare fino in fondo, ti innervosisce questo fatto? L'Italia è così, il calcio è importante in Italia e noi dobbiamo andare là per vincere. Poi non so quello che faremo, però le nostre intenzioni sono quelle di andare là e cercare di vincere. L'Italia è forte, c'è una squadra forte, costruita. Fortissima, però dobbiamo dimostrarlo in campo. Adesso vedrete Sendai, ecco, il vostro ritiro. Siete caricati per questa avventura che speriamo sia il più lunga possibile? Per forza, speriamo di essere caricati a mille per vincere. Primavera sempre un po'. Forse allungata un momentino, non era facile anche mantenerla lì. Comunque, attenzione ancora a Totti. Va Totti, la mette fuori, arriva Vieri, grandissimo gol di Bobo Vieri, ma splendida giocata di Totti, 1-0. Sì, veramente è stata un'azione bellissima, conclusa. No, non filtra il pallone. Contropiede, Vieri, attenzione, Vieri, solo, Vieri, sì, gol, 2-0. Splendido contropiede, ancora lui, Bobo Vieri, implacabile, 27 minuti di gioco, Vieri, doppietta, 2-0 per il